Chi vive in strada o fa ricorso ai dormitori ha bisogno di un aiuto immediato. Risolvere le situazioni d'emergenza è essenziale. Ma se impegniamo tutte le nostre risorse e le nostre energie nelle risposte d'emergenza, diventerà sempre più difficile cambiare realmente la situazione. Per quanta strada facciamo, ci ritroveremo sempre allo stesso punto, in un circolo vizioso che si ripete all'infinito e genera sofferenza per tutti. I circoli viziosi però si possono interrompere e addirittura trasformare in circoli virtuosi. Per fare questo è necessario un cambiamento a livello di un intero sistema, sulle cause che fanno sì che la condizione di chi è senza dimora continui ad esistere nonostante tutti i nostri sforzi per affrontarla. È solo lavorando insieme, per confrontarci e agire sulle cause, che potremo generare un autentico cambiamento.